Dio vuole usare dei canali diversi. Ti ringrazio, Padre, perché hai nascosto, pregò Gesù, queste cose ai savi e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli fanciulli. Il piccolo fanciullo è qualcuno che ancora deve fare esperienza. È qualcuno che non ha delle immagini registrate nella memoria. Il piccolo fanciullo è qualcuno che quando vede una cosa, per lui è nuova, non sa a che cosa paragonarla, non l'ha visto mai, non fa parte della sua esperienza. Essere bambini significa questo, vivere la realtà senza delle esperienze che ci hanno condizionato, che ci hanno distorto la visione. E oggi direi che è molto difficile, perché anche da bambini, e ne vediamo qualcosa alla televisione, si vivono dei traumi tremendi, si vivono delle pressioni, delle violenze di tutti i generi, da quelle psicologiche a quelle sessuali. Anche l'infanzia è diventata un'età molto colpita dalla logica perversa della società in cui ci troviamo. Ma i piccoli bambini non hanno delle immagini, non hanno dei ricordi, perché non hanno un'esperienza. E questo gli permette di ricevere più spontaneamente, senza pregiudizi, senza prevenzioni, quello che sono le rivelazioni di Dio. Noi invece, purtroppo, con le nostre esperienze, con le nostre immagini, con le nostre idee, con i nostri traumi, ci siamo creati una serie di pregiudizi, di prevenzioni, di filtri che ci impediscono di ricevere quello che Dio sta facendo, quello che Dio sta operando, quello che Dio ci vuole comunicare, quello che Dio è. Ecco perché tante volte abbiamo bisogno di entrare in tilt, abbiamo bisogno di non capire più niente, abbiamo bisogno di arrivare in blackout, abbiamo bisogno proprio di confonderci mentalmente per cominciare a ricevere Dio non più come un'immagine delle nostre esperienze, non più come un'immagine che si è formata, forse secondo le nostre figure genitoriali. E se qualcuno, io ho risentito molto, per esempio, di queste immagini. Io avevo un padre con il quale non avevo nessun contatto, mi sembrava un po' assente, mi sembrava che non si occupava delle mie difficoltà, dei miei problemi, e io stesso non andavo neanche a comunicare questi miei problemi, queste mie realtà a mio padre. Pensavo che fosse troppo in alto, troppo... questa immagine infantile me la sono portata poi nel mio rapporto con Dio, come a dire: no, ma che vado a scomodare Dio? Solamente nei momenti critici, nei momenti più importanti, nelle scelte più... Non capivo, non potevo capire la benedizione di avere una confidenza continua con il mio padre umano, ma anche con il mio padre spirituale, con il mio padre celeste. Vedete un poco come questa esperienza umana aveva condizionato poi la mia percezione del padre spirituale, di Dio. E ancora oggi lo Spirito Santo ha dovuto lavorare molto nella mia vita per crearmi questo tipo di confidenza, per farmi capire che Dio è qualcuno che ha piacere di stare con me. Non è qualcuno che vuole essere interpellato semplicemente quando devo fare le decisioni importanti, per cui allora mi deve dire: ah, questo lo devi fare, questo no, questa è la strada giusta, questa è sbagliata, vai di qua, vai di là. No! Ho avuto difficoltà a comprendere che Dio era qualcuno che aveva piacere di stare con me. E forse perché gli altri non avevano piacere di stare con me. Quindi dicono... E allora immaginiamoci, ma è bello quando lasciamo che Dio superi le nostre immagini, i nostri pregiudizi, le nostre barriere, e ci incontriamo con Lui in una maniera nuova, in una maniera vera. E Dio sta facendo questo. Voglio leggere qualcosa, è una cosa molto conosciuta, in Matteo 18, si era voltata la pagina, diceva, ma dove è sparito? Prima Gesù dice qualcosa,
guardatevi dal disprezzare qualcuno di questi piccoli, perché io vi dico che gli angeli loro nei cieli vedono del continuo la faccia del Padre mio che è nei cieli. Che vi sembra egli? Se un uomo ha 100 pecore e una di queste si smarrisce, non lascerà egli le 99 sui monti per andare in cerca della smarrita? E se gli riesce di ritrovarla, in verità vi dico che egli si rallegra di più per questa che delle 99 che non si erano smarrite. Ora riflettiamo assieme. Così è volere del Padre vostro che è nei cieli, che neppure uno solo di questi piccoli perisca. È una parte della scrittura che tante volte forse abbiamo letto, ma in questo momento, nel mentre che la sto leggendo, mi appare in una visione nuova questa parte della scrittura. Intanto dice non disprezzare questi piccoli. Guardatevi dal disprezzare alcuno di questi piccoli. I piccoli, chi sono i piccoli? I piccoli sono proprio non solamente i bambini. Gesù diceva lasciate che i bambini vengano a me, perché di essi è il regno dei cieli. Ma i piccoli sono quelle persone che al di là di quello che hanno vissuto, al di là dell'immagine, del ruolo, al di là dell'intelligenza, del successo, al di là di ogni cosa, sono delle persone che hanno continuato a comprendere che quello che conta è la grazia di Dio. Il piccolo è una persona che apprezza il grande, e ci capiamo. Il grande è lui, i piccoli siamo noi. È bella questa immagine. Il piccolo è qualcuno che ha l'umiltà di capire che ha bisogno del grande. I piccoli di oggi non hanno neanche questa umiltà, vogliono fare tutto da soli. Sono quasi autosufficienti quando nascono. Però il vero piccolo ha il piacere di sapere che qualcuno si occupa di lui. Il piccolo è un atteggiamento interiore che ci parla di umiltà. Ma umiltà che non è quella che abbiamo magari pensato per tanto tempo, umiltà depressiva, oh come sono verme, piccolo, piccolo verme, oh piccolo verme, miserabile, eccetera. No, ma il piccolo è qualcuno che riconosce la sua debolezza, ma riconosce che nel suo vaso di terra è stato messo un tesoro. È stato messo il tesoro di Dio, è stato messo una ricchezza grande. Quindi non disprezzare i piccoli. Dio tiene particolarmente ai piccoli, e questo è qualcosa che mi colpisce questa sera. Dio tiene particolarmente a questo tipo di persone che possono essere in questo atteggiamento di piccolezza. Ecco perché dice nessuno di voi si voglia fare grande, nessuno di voi si voglia fare alto, anzi chi vuole essere più grande diventi più piccolo. Diventi servo degli altri, diventi, se non diventate come questi piccoli bambini, non entrerete, non riceverete il regno di Dio. Quindi Dio, con la sua voce, sta dicendo, non disprezzate i miei piccoli. E se tu questa sera hai questo atteggiamento, se tu questa sera hai questo atteggiamento di semplicità, di riconoscere la grazia di Dio, di capire che quello che è grande è Dio, non è la tua intelligenza spirituale, non è la tua capacità di comprendere, non è la tua dottrina, non è la tua teologia, non è la tua chiesa, ma quello che è grande è Dio. Se tu questa sera hai questa capacità di comprendere che il grande è Dio e tu sei il piccolo, Dio è dalla tua parte, Dio ti sta difendendo da tutti gli altri.
Dio ti sta difendendo da tutte le critiche. Guardatevi dal disprezzare alcuno di questi piccoli, perché io vi dico che gli angeli loro nei cieli vedono del continuo la faccia del Padre mio che è nei cieli. Che c'entrano gli angeli loro che guardano la faccia? Voi sapete che gli angeli sono delle creature che Dio ci ha dato perché ci potessero servire, perché fossero spiriti ministratori per quelli che hanno da ereditare la salvezza come me e te. I nostri angeli guardano la faccia del Padre. Ma qui c'è qualcosa di più. Non sono semplicemente gli angeli che guardano la faccia del Padre, ma siamo noi, insieme ai nostri angeli, che possiamo guardare la faccia del Padre. Questo è importante. Non è che l'importanza sta nell'angelo, ma l'importanza sta nell'atteggiamento di piccolezza. Se tu sei un piccolo, puoi guardare la grandezza di tuo Padre, puoi guardare tuo Padre, puoi capire che hai bisogno di tuo Padre, puoi capire che hai bisogno della sua presenza, che non sei del tutto autonomo. Ma andiamo alla seconda parte, che è più importante. Che vi sembra? Se un uomo ha 100 pecore e una di queste si smarrisce, non lascerà egli le 99 per andare a cercare quella smarrita? E se gli riesce di ritrovarla, in verità vi dico che si rallegra di più di questa che delle 99 che non si erano smarrite. E qua c'è una qualche cosa di particolare questa sera, perché all'apparenza sembrerebbe un atteggiamento ingiusto. Cioè, ma come? Quelle hanno fatto tanto per non smarrirsi, quelle pecore. Sono state brave, sono state sempre vicine all'ovile, sono state sempre là pronte. No, dice, non mi allontano perché se no mi smarrisco, se no mi perdo. Il padre dovrebbe essere, il padre, il pastore, dovrebbe essere molto più contento per queste 99 pecore, poi 99 contro 1. Cioè, come a dire che una che si smarrisce è più importante di 99 che non si smarriscono. Ma questa è una pazzia. Ma cosa significa? Che c'è molto più gioia per l'una che si è smarrita e ritrova e viene recuperata, piuttosto che per le 99 che non si sono smarrite. Cosa significa? Significa che se non si smarrisce non si può essere ritrovati. Se non ci si confonde, non si può essere illuminati. Se non ci si riconosce deboli, non ci può essere una potenza nuova di Dio nella nostra vita. Ecco perché abbiamo avuto bisogno di andare in crisi. Ecco perché abbiamo avuto bisogno di confonderci nella nostra vita. Ecco perché ci siamo dispersi. Forse come il figliol prodigo, abbiamo vissuto delle esperienze di un certo tipo, ci siamo smarriti. Ma questo smarrimento, questo perdersi, ha fatto sì che lì l'amore del pastore, l'amore di Dio, venisse a ritrovarci, venisse a cercarci. E lì la gioia di Dio è più grande per un solo peccatore che si ravvede, che per 99 persone che si sentono giuste, che si sentono troppo in gamba per smarrirsi, che si sentono troppo brave per confondersi, che si sentono troppo intelligenti per essere confuse. Ma quando ti sei smarrito, quando ti sei confuso, e forse quando ora sei ancora smarrito, confuso, Dio ti sta cercando. Dio ti sta cercando perché questo è il volere del Padre vostro che è nei cieli, che nessuno di questi piccoli possa farsi del male. Ma, Signore, ma perché, scusa, quegli altri 99 non si possono fare del male? Ci sono tante persone che si fanno del male pur rimanendo sotto l'ovile. Sembra strano, piuttosto che smarrendosi.
Ma perché, Signore, Tu non Ti occupi di quei 99 che stanno nell'ovile, che sono i bravi, che sono i buoni, che sono quelli che frequentano sempre, che sono quelli che non si sono spostati, che non si sono mai confusi, che hanno tutto chiaro, che hanno tutte le idee giuste, che sono i bravi? Tu non gli vuoi bene, Signore, certo. Ma è come se quasi quasi la Scrittura ci facesse capire che Dio si aspetta che anche questi in qualche modo si smarriscono per essere ritrovati. Dio si aspetta che anche questi capiscano i loro peccati, capiscano la loro ingiustizia, capiscano la loro confusione per apprezzare la grazia di Dio. Dio sta aspettando questo. Ed è bello poter rendersi conto che nei momenti di crisi, nei momenti in cui umanamente non abbiamo più nessun equilibrio, nei momenti in cui veramente gli altri ci dicono ma come sei? Sei proprio una cosa inutile. Che questo non punga il nostro orgoglio, ma ci faccia comprendere quello che è stata la chiamata di Dio, perché Lui ha scelto le cose inutili. Lui ha scelto, dice l'Apostolo Paolo, le cose pazze. Lui ha scelto le cose deboli, le persone deboli. Lui ha scelto quelli che non sono. Lui ha scelto i piccoli. Lui ha scelto quelli che vogliono mantenere questo atteggiamento di piccoli. E li ha scelti per questo atteggiamento. E li è andati a cercare quando questi qua si erano andati a infilare in situazioni incredibili. Quando noi ci eravamo andati a infilare in situazioni assurde, l'amore del Padre ci ha raggiunto proprio lì. E dopo che ci ha raggiunto, ci ha preso su di sé. E la sua gioia è stata grande. E anche la nostra gioia. È bello sapere che quando ti perdi qualcuno ti può ritrovare. Non disperare questa sera, se ti senti confuso, se ti senti confusa. Non disperare questa sera se non capisci bene quello che ti sta succedendo. Non cercare di farti un'idea chiara, di capire tutto, di diventare troppo quadrato. Non cercare di sforzarti, di fare combaciare tutte le cose come se fosse un circuito elettronico. Dio ti incontra proprio nella tua piccolezza, nella tua paura, nelle tue difficoltà. Dio sta cercandoti. L'altra volta dicevamo, se tu ritorni a Dio, questa sera invece Dio che sta inseguendo te. Il sabato scorso dicevamo, se tu ti volti indietro e guardi dove si trova Dio e cerchi di raggiungere questa sua presenza, Lui ti si rivelerà in una maniera nuova. Ma questa sera vediamo un'azione ancora più grande. Lì dove tu non ti stai rivolgendo, sei perduto, sei confuso, sei in crisi, non capisci più niente, Dio sta cercandoti. Dio ti sta parlando, ma come dicevamo poco fa, ti sta parlando per dei modelli nuovi. Smettila di pensare più e di filtrare Dio con i tuoi modelli. Smettila di pensare com'è Dio, come opera Dio, come deve operare, quello che è di Dio, quello che non è di Dio. Dio vuole rinnovare tutta questa tua comprensione. Ma se tu già sai tutto, Dio non troverà luogo e vi sembrerà strano. Ma la mia esperienza di contatto con gli altri, di evangelizzazione, è stata che ho visto tante persone che hanno incontrato Dio quando lo hanno lasciato mentalmente, quando lo hanno abbandonato, quella immagine mentale, quando hanno abbandonato tutto quello che loro immaginavano e pensavano, è scomparso Dio dalla mia mente. E allora Dio ha fatto un sorriso, come a dire, ma io vivevo nel tuo cuore.
è scomparso Dio nella mia volontà, non sento più niente per Dio, non mi viene più di pregare. È che è un problema, non è un problema questo. Perché tante sensazioni, tanti sentimenti nascevano più da imposizioni, da doveri, da qualche cosa che ci eravamo prefissati di fare. Devo fare questo, devo pregare almeno un quarto d'ora al giorno, o un quarto d'ora, un'ora, quanto volete. Devo fare quest'altro, devo fare quell'altro. Poi alla fine arriva la saturazione mentale, dice basta, non capisco più niente. Signore, basta. E il Signore dice, oh, finalmente, incominciamo. Come dice, Signore, io ho detto basta, ho chiuso, basta, non ti voglio avere più a che fare con te. E il Signore dice, sì, con la tua mente non potevi avere a che fare con me, perché era sempre una relazione viziata, una relazione basata sulle tue fantasie, sulle tue idee, sulle tue immagini. Ma ora, io ti rivelo il mio amore e ti faccio capire che quello che io ho fatto in te non dipende da quello che tu pensi. Non dipende dalle tue teorie, non dipende dal tuo essere bravo, ma dipende dal mio amore. E allora, a quel punto sembra strano, ci sembra di perdere tutto, e invece veniamo trovati da Lui. Veniamo trovati, e una consapevolezza nuova entra in noi, ci alziamo in piedi. Una consapevolezza nuova che Lui è nostro Padre. Una consapevolezza nuova che non ha più bisogno di firme umane, di rassicurazioni, di persone che ti assicurano e ti dicono non ti preoccupare, sei salvato, non ti preoccupare. Non ha bisogno più di testimonianze solamente esterne, ma è una testimonianza interiore. Una certezza che non ha più bisogno che ci andiamo a coricchiare in chiesa per essere sicuri di essere vicino a Dio, no, ma è una certezza che ci fa comprendere che Lui è in noi, anche se non lo capiamo, anche se non lo possiamo immaginare, anche se non lo vogliamo in certi momenti. Lui è in te, come qualcuno che ti guarda con amore, ti aspetta e ti vuole dare una mano. Cosa dirai all'amore di Dio questa sera? Quando Lui viene nel tuo smarrimento, quando Lui ti viene a cercare lì in quella pazzia dove sei entrato, ti lascerai recuperare? Io voglio lasciarmi recuperare, perché quando rimango lì, nella mia pazzia, nelle mie stranezze, Me la cavo veramente male, me la passo veramente male, ma in quei momenti lasciati richiamare dall'amore di Dio, lasciati richiamare dalla Sua presenza e guarda questa immagine dello Spirito Santo che viene da te smarrito, smarrita, come se fossi una pecorella, un pecorone. E ti prende in braccio, ti solleva, e tu non senti neanche, non stai facendo nessuno sforzo, ma senti il suo abbraccio, senti la sua presenza, senti il suo richiamo, e ti risenti miracolosamente risollevato. Dici, ma non ho fatto niente, non ho pregato, non è giusto, non ho pregato, quindi tu non mi puoi aiutare. Ma chi l'ha detto? Perché Dio ti aiuta perché tu preghi? Dio ti ama perché tu preghi o perché tu fai la brava, perché tu vai a messa o perché tu vai al culto, perché Dio ti ama per questo? No. Ed è bello scoprire il suo amore, la sua grazia, proprio in quei momenti. Questo ci fa innamorare di Dio. Ed è questo il progetto di Dio. Lui non vuole fare nozze forzate, come si facevano. Forse si fanno ancora oggi, tu vai a sposare da pigliare chita, cioè quella no, si deve sposare perché la famiglia deve unirsi con quella. No, Dio non vuole fare nozze di costrizione, ma Lui vuole conquistarci con l'amore. Allora fatevi l'idea che Lui veramente è il fidanzato. C'è una bella immagine nel Cantico dei Cantici dove Gesù è lo sposo e Cristo è la Chiesa.
Gesù è il fidanzato e cerca di conquistare la sposa, ma la sposa non si conquista con la pistola. Voi avete visto mai un fidanzato che dice mani in alto, o mi ami o ti uccido? Succede, succede, dico succede. Minacce psicologiche, o ti metti con me o ti finirà parecchio male. Se non ti metti con me perderai. No, questo non può dare un'unione di amore. Dio lo sa, Lui ti sta facendo la corte. Lo Spirito Santo ti sta facendo la corte. Ti sta circondando dalle sue consolazioni, del suo amore, perché vuole che tu rispondi a questo amore e ti innamori a tua volta. E l'amore non significa che non si litiga mai, non significa che tu non reagisci tante volte anche male a qualcuno che ti ama. C'è una frase, non è biblica, l'amore non è bello se non è litigarello, ma nell'amore che si crea con Dio ci sono queste reazioni pure. In certi momenti non vogliamo neanche essere amati, ma Dio ci aspetta. Dio ci aspetta, è paziente, non si stanca come noi. Ci aspetta e ci continua ad amare fino a che ci accorgeremo che la cosa più bella è corrispondere al suo amore e vivere questo rapporto di amore. E allora la vita cristiana diventerà qualcosa di completamente diverso, come è diverso quando un marito e una moglie si amano realmente, non vivono assieme per dovere, per costrizione, per forma, per tutta la famiglia. Cambia aspetto se i due sono sinceramente insieme. Tutto cambia se il tuo rapporto con Dio diventa di questo tipo. Preghiamo assieme. Signore, ti vogliamo ringraziare perché tu hai tanta gioia. E non gioia per quelli che si smarriscono, non gioia perché forse godi nel vederli stare male, come a dire gliel'avevo detto, ma grazie Signore perché la Tua è una gioia grande, perché quando ci smarriamo, quando ci confondiamo, Tu ci vieni a recuperare, Tu ci vieni a cercare. Ci vieni a riconquistare col tuo amore. Grazie, Signore, perché tu non spegni il lucignolo fumante, non spezzi la canna rotta, ma anzi fai tutto quello che serve per accendere il fuoco, per raddrizzare la canna. Grazie, Signore, perché questa sera possiamo essere certi che tu hai una cura particolare per ognuno di noi. Ti ringrazio, Signore, perché tante volte forse non sono molte le persone che si curano di noi. Forse gli altri tante volte si curano di noi per sfruttarci, per manipolarci, per strumentalizzarci. Ma tu ti curi di noi perché vuoi veramente la nostra gioia. E io ti ringrazio questa sera per questo amore grande che sto cominciando a capire, che sto cominciando ad apprezzare.